prefetto Gallo, ci spiega cos'è il fondo edifici di culto e qual è la sua funzione? Il fondo edifici di culto è un grande patrimonio, un patrimonio composto da oltre 840 chiese, da un patrimonio immobiliare ambientale straordinario. Citiamo solo la foresta di Tarvisio, uno dei polmoni verdi più importanti d'Europa, e anche una raccolta di opere d'arte straordinaria, che comprende opere del Caravaggio, di Bernini, del Pinturicchio, opere straordinarie. E anche è l'insieme di tante piccole chiese che costituiscono il patrimonio morale, civile e culturale di piccoli borghi. Molte di queste chiese, oltre 200, sono oggetto di interventi di restauro finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci dà qualche elemento in più? Sì, è un investimento epocale. Dicevo prima che cos'è il patrimonio del Fondo Edifici di Culto. Il Fondo Edifici di Culto è anche in qualche modo un reperto storico, perché ci restituisce l'immagine dinamica dell'Italia, dall'unità d'Italia fino ad oggi, secondo la prospettiva del rapporto Stato-Chiesa Cattolica. Cosa fa il PNRR? È un investimento storico, mai registrato prima, sui beni del Fondo Edifici di Culto. Sono oltre 300 interventi, in realtà, per circa 300 milioni di euro, che vanno da chiese importantissime. Alcune le vediamo in questo video che gira alle mie spalle, dal complesso di Santa Chiara a Napoli, alle chiese a Santa Croce in Gerusalemme, Sant'Ignazio a Roma, ma anche, come dicevo, va a finanziare piccole chiese in piccoli paesi, in piccoli borghi italiani. Quindi un'occasione unica per il Fondo Edifici di Culto, che significa un'occasione unica per la cultura italiana. In che modo il Fondo Edifici di Culto si relaziona o collabora con i comuni italiani per la manutenzione, conservazione e valorizzazione delle chiese, dei beni, del patrimonio sui territori? Il rapporto tra Fondo Edifici Culto e comuni è sempre stato essenziale, perché i comuni, come dicevo, si sentono e sono in realtà proprietari di quel patrimonio culturale, morale e religioso. Da quest'anno i comuni sono anche partner, se vogliono, del Fondo Edifici di Culto per la realizzazione di questi interventi. Si tratta di un'innovazione metodologica di quest'anno che abbiamo potuto attuare proprio su richiesta delle amministrazioni comunali, che vogliono dare il loro fattivo contributo per la realizzazione di questi interventi. Grazie.